La biologia è l'insieme delle scienze che hanno per oggetto la vita dell'uomo, degli animali e delle piante. Il biologo è lo studioso che se ne occupa in varie forme e in ambiti assai diversi tra loro. Sono numerose le discipline della biologia che vanno dalla zoologia alla botanica, dalla fisiologia all'anatomia, dalla genetica alla biochimica, solo per citarne alcune. Secondo la legge, il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso della laurea, abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio di questa professione, che può essere praticata solo dopo l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi. L'ONB è l'ente pubblico a cui è demandata la tenuta dell'albo, la tutela del titolo professionale, il rispetto dei principi deontologici e la proposta di norme che favoriscano lo sviluppo della categoria che fa parte delle professioni sanitarie. In Italia, la professione del biologo è definita da una legge dello Stato, la numero 396 del 1967. Formano oggetto della professione di biologo la classificazione e la biologia dell'uomo, degli animali e delle piante, la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici, i problemi di genetica, l'identificazione di agenti patogeni, infettanti ed infestanti, l'identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico e l'identificazione dei mezzi di lotta a queste criticità. Il controllo e gli studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere e radioisotopi. L'identificazione e i controlli di merci di origine biologica, le analisi biologiche su tutti gli esseri viventi, le analisi e i controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali, le funzioni di perito nei tribunali per le proprie competenze. Da questo enunciato normativo derivano numerosi campi di impiego che di recente sono stati censiti dall'Ordine Nazionale dei Biologi e raffigurati graficamente all'interno dell'albero degli ambiti professionali dei biologi. Sono quattro le macrocategorie della biologia: biologia generale e biomedica, ambiente, nutrizione e igiene degli alimenti e un gruppo di altri ambiti che hanno trovato uno sviluppo più recente. Del primo ambito fanno parte la biologia generale e la sanità. Del secondo ambito, quello dell'ambiente, fanno parte i controlli su ecosistemi, luoghi di lavoro, suolo, aria, acqua e merci di origine biologica, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici, la valutazione di impatto ambientale, la biologia marina e infine botanica, agricoltura, zoologia e zootecnia. Del terzo ambito fanno parte nutrizione e igiene e sicurezza alimentare. Del quarto e ultimo ambito fanno parte cosmetologia, beni culturali, biologia forense, sicurezza e qualità. Da questi quattro macroambiti, che racchiudono 20 categorie professionali principali, discendono 120 settori di impiego visionabili sul sito internet www.onb.it, che fanno del biologo uno scienziato poliedrico e un ricercatore d'avanguardia. I biologi sono i custodi della vita, sostiene Vincenzo Danna, presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Non passa giorno senza che un biologo non compia nuove scoperte scientifiche in grado di migliorare la salute degli esseri viventi e dell'ambiente. Fare la biologa o il biologo vuol dire essere protagonisti della scienza del futuro.